E siamo quindi pronti per il sesto raggruppamento, quello dei segugi e cani per pista di sangue, razze selezionate per la caccia alla selvaggina d'appello e per il recupero della selvaggina ferita per gli ungulati feriti. Giudice del sesto raggruppamento, signore e signori, accogliamo con un grande applauso dall'Italia Gianni Fulgenzi, che ringraziamo per essere qui con noi. Benvenuto. Ed ecco quindi, scendi Saint-Hubert, Dalmata, Black and Tan Coonhound, Porcelain, Rhodesian Ridgeback, Griffon Nivernais, Segugio italiano a pelo raso, Basset Hound, Hannoverische Schweißhund, Beagle, Grand Basset, Griffon Van Den, Petit Basset, Griffon Landen, Alpenländische Dachsbrache. That's all. Sesto raggruppamento, come dicevamo parlando nelle giovani, abbiamo razze di origine geografica differenti. È un raggruppamento come numero di razze molto numeroso, però generalmente poco rappresentato all'esposizione. Oggi abbiamo anche delle razze veramente molto rare. Si ferma per disputare la finale Rhodesian Ridgeback. Il Segugio italiano a pelo raso, il Basset Hound, il Beagle, il Grand Basset Griffon Van Den. Il Bloodhound. Grazie agli altri espositori dei migliori di razza del sesto raggruppamento. Rhodesian Ridgeback, originario dello Zimbabwe, ex Rhodesia, razza britannica, selezionata per la caccia al leone, caratteristica la cresta, il ridge, che forma una lama con l'elsa di una spada, pelo che cresce in senso caudo-craniale. Segugio italiano, una delle razze italiane più diffuse, se non ricordo male, la più diffusa in assoluto. Cane da seguita, caratteristica la voce squillante di questa razza. Le razze Segugio, attraverso il tipo di abbaio, segnalano le varie fasi di caccia, ovvero sto cercando la traccia, ho trovato la traccia, sto inseguendo, ho trovato il selvatico. È molto importante il timbro di voce perché è una delle caratteristiche di razza. Bloodhound è il Segugio di Sant'Uberto. È quello che viene spesso definito come cane molecolare, però dobbiamo dire che tutti i cani sono molecolari, cioè possiamo parlare di maggiore o minor sensibilità, però tutti i cani hanno questa capacità di percepire le molecole odorose nella ricerca, per cui è un po' la moda di definire questa razza in questo modo. Grand Basset Griffon Van Den, grande per differenziarlo dal Petit, Basset perché è un bassetto, ovvero ha le ossa lunghe che non si sviluppano appieno, Griffon perché ha il pelo duro, Van Den perché è originario della Vandea. Beagle è un piccolo segugio di origine inglese, si pensa che il nome derivi da un termine celtico che significa appunto piccolo, classico. Il tricolore, ma può essere anche bianco e arancio. Importante la punta bianca della coda e la forma della coda a spiga perché deve essere una bandiera che permette al cacciatore di individuarlo anche nell'erba alta.
Basset Hound, rimaniamo in Inghilterra, probabilmente questa razza deriva dai bassetti francesi, primo tra tutti il Basset Artésien Normand, con uno sviluppo più appesantito, quasi a voler riproporre nella razza le caratteristiche morfologiche del Bloodhound. Anche in questo caso cane da seguita, anche in questo caso punta della coda lunga, bianca. Ed eccoci quindi pronti per chiamare e raggiungere il nostro giudice Gianni Fulgenzi, che si sta recando sul podio per la premiazione. Al terzo posto il Basset Hound, al secondo posto Rhodesian Ridgeback, sale sul gradino più alto del podio il Grand Basset Griffon Vandenne.